Perché è la nuova tronista. Francesca Sorrentino da Temptation Island a Uomini e Donne, viene fuori il piano. Tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne c'è anche Francesca Sorrentino, l'ex protagonista di Temptation Island cui lo scorso anno era approdata con Manuel Maura. Non è finita bene con lui, ma nei mesi scorsi ci hanno riprovato senza però riuscire a ritrovarsi. Insomma, si sono lasciati di nuovo e ora, come mostrato nel video di presentazione di Witty TV, è arrivata alla corte di Maria De Filippi. Francesca Sorrentino, che già nella scorsa edizione era acclamata dal pubblico di Canale 5 come tronista, si è detta pronta a mettersi in gioco per riuscire a trovare l'amore. Adesso che la sua storia con Manuel Maura si è definitivamente conclusa, si è sentita pronta a cimentarsi in questa nuova esperienza. Francesca Sorrentino a Uomini e Donne, la segnalazione, la reazione di Manuel Maura alla notizia? L'ex di Francesca non l'ha presa proprio bene a giudicare da una delle ultime Instagram stories in cui con sarcasmo fa notare come nella vita non si finisca mai di rimanere stupiti. Uomini e Donne torna in TV il 9 settembre, dunque non abbiamo ancora avuto modo di vedere la nuova tronista all'opera. Nel frattempo, però, è già arrivata una segnalazione pesante sul suo conto. La diffusa di Amira Marzano postando il messaggio di una persona che ha dichiarato di conoscere bene Francesca, ragion per cui ha chiesto di rimanere anonima. Ad avviso di questa fonte, ha sempre avuto l'ambizione di partecipare a Uomini e Donne. Anche mentre era fidanzata con Manuel, Francesca avrebbe in più occasioni detto con ironia che, se fosse stata single, avrebbe preso parte al programma. La segnalazione lascia dunque intendere che abbia come approfittato della situazione venutasi a creare con il suo ex Manuel Maura cogliendo la palla al balzo per coronare finalmente il suo sogno.